Workshop alla Torre Crestarella, un evento che oramai sono quasi 7-8 anni, edizione 2021, post lockdown, tantissimi artisti che poi dopo noi incontreremo durante questa serata. Ma prima di iniziare è doveroso il saluto a Rita Cafaro, l'ideatrice di questa manifestazione, architetto, scultrice, una delle persone più iconiche in questo momento da un punto di vista artistico. Rita, cosa sono questi workshop e soprattutto come ti è venuta l'idea? L'idea nasce anni e anni fa, siamo stati negli anni quelli che hanno deciso di portare fuori l'arte dai laboratori. L'abbiamo portata fuori e la facciamo insieme alle persone, vogliamo che gli artisti che partecipano siano da maestro in modo gioioso chiaramente con tutti i visitatori, quindi diciamo che il prodotto finito non ci bastava più. La Torre Crestarella ovviamente è una delle zone più belle di Vitrisulmare, della Costa d'Amalfi, grazie anche al dottor Vittorio Soprano che ha dato la disponibilità, e soprattutto una location meravigliosa. Quanto è bello per un artista poter lavorare in questi luoghi? La location ci aiuta tantissimo, è una fonte di ispirazione sempre costante. La Torre Crestarella è sicuramente un luogo incantato. E devo dire che il proprietario ogni anno tiene tanto a questo evento e gli piace aprire le porte della torre a tutti gli artisti, anche perché non dimentichiamo che Torre Crestarella sorge nel comune di Vietri, città della ceramica per eccellenza, ma non solo vietresi, ma abbracciamo un po' tutti gli artisti della Campania, abbiamo presente tantissime maestranze che vengono dalle altre zone, quindi diciamo che è una festa dell'arte, è un fare arte insieme, e noi di questo chiaramente siamo altamente riconoscenti al proprietario, che una delle cose più gravi che un artista può avere è la mancanza degli spazi espositivi o mancanza degli spazi per creare laboratori con il pubblico. Bene, il proprietario in questo ci ha dato tutto ciò quello che avevamo bisogno. Laura Bruno, una delle artiste che sono presenti qui a questi workshop alla Torre Crestarella, con un suo quadro meraviglioso, Omaggio a Modì. Modì è un artista che è riconoscibile e riconosciuto. Come mai Omaggio a Modì? Per la Fondazione Modigliani nel centenario ho realizzato questo dipinto che è stato selezionato tra gli altri e l'ho attualizzato perché ho fatto la mascherina e anche un collare a indicare la condizione femminile che è imbavagliata e che per la bellezza poi si sottopone anche a pratiche estreme quali quelle delle nere che affinano il collo e che poi hanno ritorsioni fisiche gravissime. L'arte quindi non deve mai essere qualche cosa che va contro la femminilità, ma anzi deve esaltarla in tutti i modi, e l'arte porta avanti il discorso della violenza con delicatezza e con la bellezza. Laura Bruno è una delle artiste, lo possiamo dire, più amate da Vittorio Sgarbi. Sei amica di Vittorio Sgarbi, sei stata premiata tantissime volte. Il rapporto tra Vittorio Sgarbi e l'arte, toglici questa curiosità. Io penso che Vittorio è un uomo intelligentissimo, capisce al volo. Io l'ho sorpreso più volte in varie mostre a Perugia, a Palermo, con domande così fuori luogo e fuori tempo, fuori contesto, e lui non si è mai perso. Quindi io ho una stima enorme, ha una cultura e una capacità di inquadrare subito le cose e di collocarle temporalmente, storicamente. E poi fa le bizze come una gran donna. Ogni tanto mi è capitato anche davanti che inveisse contro una bellissima ragazza. Io aspettai, poi mi sentii imbarazzata e lo richiamai. E sarà il tono da professoressa. Lui si mise sull'attenti, quasi a chiedere scusa, rimasi molto colpita. Lucio De Simone, artista vietrese. Le sue opere sono qui esposte a Torre Crestarella, delle opere meravigliose, artista, scultore, ma soprattutto tornante, artiere come si dice in gergo. Ah beh, questa è una passione che, buonasera a tutti innanzitutto, che mi ha trasmesso papà, perché ho fatto l'istituto d'arte a Salerno, il tempo che fu nell'80 mi sono diplomato, e papà insegnava foggiatura e modellazione all'istituto d'arte.
Quello che lui mi ha trasmesso è questo stile molto, queste forme molto slanciate, che ho cercato di riprendere quello che era il suo modo di fare ceramica e di aggiungerci nuovi colori, nuove forme, sperimentare sempre. E in questa composizione mi sono divertito a creare un vulcano, e questi qua sono i lapilli che dall'esplosione del vulcano escono fuori tutti questi lapilli colorati, che poi sono la fusione in effetti dell'argilla che voglio rappresentare qui. È la terra, il fuoco, l'acqua, l'aria che fondono tutti insieme e danno questi effetti sempre particolari, sempre nuovi. Lucio, dopo ti vedremo anche all'opera al Tornio per la creazione di un'opera dall'argilla, dalla nuda argilla, come dicevano i vecchi artieri, e creare un'opera d'arte. Dei tuoi occhi si legge la felicità di ogni opera creata. Quanta felicità in questo momento c'è dopo un lockdown durissimo anche per voi artisti, soprattutto per voi artisti? Il periodo del lockdown è stata una cosa tremenda, perché per chi come noi, che è abituato a trasmettere, a ricevere, a creare, a interagire con le persone, restare rinchiusi in casa forzatamente è stato un periodaccio molto cupo, triste, e forse si vede anche un po' dai colori che stiamo usando, che sono un po' figli di quella situazione interiore, il nero, però il rosso della passione che ci riporta fuori. L'uscire fuori, l'essere qui in questa manifestazione alla Torre Crestarella con Rita Cafaro, non si poteva ripartire che alla meglio. Poi con te, che sei una persona così splendida e solare, quindi ci sono tutti i presupposti per una rinascita dell'arte, una rinascita nostra interiore, perché è stato un periodo, c'ho la pelle d'oca, ma è nero, noi non lo riusciamo a percepire ancora perché lo stiamo vivendo, però questa è la forma per uscire, l'arte, lo stare insieme, la sincerità e il volersi bene. Raffaella Russo da Giffoni Valle Piana, qui a Viti sul Mare, benvenuta. Grazie, grazie, grazie a voi, grazie a questa bellissima manifestazione e a chi ci ha ospitato, perché oggi veramente avere uno spazio dove poter mostrare quei pezzi che si fanno, diciamo, nei periodi in cui uno è più creativo, è sempre più difficile, soprattutto col Covid, purtroppo ci ha bloccato un po'. Un artista è una decoratrice, un artista a tutto tondo, il tuo quadro rappresenta una sirena che esce fuori dal mare, e soprattutto forse quella sirena rappresenta un poco tutto noi che usciamo da un periodo particolare. Sì, questa spero sia di buon auspicio, è una sirena che tenta di liberarsi da una rete che la tiene un po' prigioniera, è stata pescata insieme a tutto, diciamo, quello che si trova in mare, però insomma è sempre bello una liberazione anche artistica in questi periodi, insomma. Particolare. Raffaella, Giffoni Valle Piana è anche un altro punto importante per la ceramica, soprattutto per il cotto, perché è una zona di grande tradizione di cotto argilloso. In genere il semilavorato arriva da Giffoni e arriva a Vitri sul Mare e poi dopo viene lavorato. La tua arte nasce dall'argilla e nasce soprattutto dalla voglia di uscire fuori da questa entità che è Giffoni per portare l'arte nel mondo. Sì, io ho iniziato come autodidatta e in un posto dove effettivamente si produce argilla, si produce anche arte. Diciamo che ci stanno diverse aziende che producono, e però sono poi atterrata a Vietri per lavoro, perché lavoro come decoratrice qui, e insomma sono partita da un posto non di mare per venire a mare, che poi voglio dire mi ha ispirato tanto, e quindi sono riuscita, diciamo, un po' a riprendere i temi marini di Vietri. Marco Petillo, l'uomo dei galli, l'uomo dai colori forti, l'uomo dalle passioni, l'uomo dai colori accesi, l'uomo da opere che non è difficile da dimenticare. Marco Petillo, oggi cosa è diventato come artista, come parte, e cosa è diventato oggi? Beh, io ho iniziato a 16 anni, poi per ragioni professionali io ho dovuto abbandonare o perlomeno trascurare il mondo dell'arte. Ho fatto 42 anni l'architetto, 15 anni professore d'arte nelle scuole statali. Ora finalmente, essendo andato in pensione, posso dedicarmi alle cose che mi piacciono di più: andare a mare, la pesca, e produrre manufatti, oggetti d'arte, quadri molto grandi di 5 metri quadrati,
fare questi vasi gallo o vasi toro, chiaramente diversi dalla tradizione vietrese, ma che più esprimono la mia personalità, il mio modo di concepire e vivere anche la vita con molta passione, come dicevi tu. Il colore rosso è predominante nei tuoi quadri, perché il rosso e perché soprattutto hai scelto il gallo e il toro? Allora, toro, galli sono soggetti impersonati, non sono né tori né galli, se vogliamo, anche se nell'arte, a partire da Picasso a finire a Ligabue, sono elementi che spesso rincorrono nelle loro opere. Il rosso è il colore della passione, il nero oro uguale, quindi sono colori che in questa fase artistica sono predominanti nelle mie opere. Romeo Leone dalla Puglia, anche la Puglia è qui presente, da Grottaglie, paese di antica tradizione ceramica come Vitri sul Mare, uno dei paesi dove nasce nella Magna Grecia la cultura ceramica. Questo che nasce quest'opera cosiddetta nero greco, perché è proprio caratteristica del territorio, ma se vogliamo la Magna Grecia arriva anche sin qui. E poi le mie opere sono qui per il maestro Salsano, che mi ha invitato a questa mostra, e grazie anche a Rita. E l'opera, se dobbiamo dire ancora qualcosa sull'opera. No, volevo dire che ovviamente Grottaglie nasce, la ceramica di Grottaglie nasce con il primo sbarco dei cretesi lì in Puglia, e dall'altra parte i greci vengono qui nella Magna Grecia a Pestum e portano un altro tipo di ceramica. La ceramica di Creta invece è questa, una ceramica nera che viene un po' dal tempio di Cnosso, insomma. Sì, siamo intorno al V secolo avanti Cristo. Non è propriamente questa, ma noi cerchiamo di mantenere questa tradizione che oramai è del nero greco, è quasi persa, insomma, non c'è più chi... Prego. La sua opera è molto particolare, poi dopo con la regia di Roberto Cicco daremo anche uno sguardo all'opera. È una natura morta, in quanto custodisce anche queste foglie morte, che natura morta nel doppio senso della natura come oggi la trattiamo, insomma. E la ceramica ne ha pure risentito, per cui queste lesioni, queste sofferenze nell'opera. Io vedo anche in questa anche la voglia di rinascita. Possiamo dire che questa foglia che c'è qui dentro è come se fosse un vaso dove rinasce una nuova cultura ceramica? Sì, sicuramente, ma infatti la conservazione di voler riportare ancora in auge questa antica tecnica con il maestro Matteo Salsano è proprio questo, far rinascere appunto questa che poi è il fondamento dell'arte ceramica. Il maestro Matteo Salsano, cavese, qui ai workshop della Torre Crestarella, con un'opera particolare, un'opera che ricorda l'antica Persia. Questa tecnica l'ho scoperto dopo che una bella scoperta, diciamo così, che si chiama lustro persiano, in quanto la facevano i persiani circa 1000 anni fa. E io, facendo i tracu, ho visto che venivano questi effetti metallici con l'argento, col rame. Se non che poi ho scoperto anche la riduzione, altri tipi di riduzione simili a quella che facevano i persiani, e sono rimasto affascinato da quando aprivo il forno, da questi colori, insomma, che non mi aspettavo, perché io mettevo, diciamo, delle polverine scure e poi venivano questi oro, argento, rame metallico. E da lì poi, insomma, non uscivano sempre, quindi a volte delle delusioni, però è una ricerca che, insomma, dopo tanti anni, sì, adesso mi gratifica ancora, quindi è sempre una soddisfazione. Più che altro sono le emozioni che, insomma, si riescono a dare. Ogni artista viene identificato un po' come la sua opera. Lei qui rappresenta, diciamo, una sirena che esce da questo mare con questi pesci in braccio, come se fosse un bambino, una creatura. Sì, infatti questo, ho fatto un'altra successiva a questa,
proprio con una sirenetta in braccio, una bambina, perché diciamo, inizialmente era la sirena l'ho vista come pesce proprio. Poi in effetti è anche una donna che quindi cioè, insomma, è la maternità, insomma, il mare che è madre anche. Elia Tamigi, artista tutto tondo, ma un artista nel vero senso della parola. La tua vita è completamente intrisa di arte, come questa meravigliosa opera che hai qui presente al workshop della Torre Crestarella, ma soprattutto la tua vita è piena, 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 piena di vita. Sì, guarda, ci sono nata, penso, quindi da che riesco a ricordare ero piccola piccola, quindi porto avanti questo discorso. Diciamo che poi ho scoperto negli ultimi anni proprio questo amore per la magia del mare. Ecco, questi qua sono i pesci giocolieri, quindi farli vivere, perché anche se magari è misterioso, che fa paura, però è così enorme. L'acqua guarda, l'acqua è donna, è femmina, quindi raccoglie proprio, che poi i pesci rappresentano la prolificazione, anche la spiritualità, quindi è un qualcosa che sento molto. È un discorso che porto avanti, che sovente porto anche sempre nelle mie opere, quindi racconta un po' forse me stessa, che col tempo insomma mi sono scoperta, riscoperta, e quindi diciamo che forse come un mio tatuaggio di sempre. Ma la tua arte non è solamente pesce, la tua arte è tanta roba, perché Elia è tanta roba. Poi dopo potete andare sulla sua pagina Facebook o su internet e scoprire chi è questa artista cavese che a 360 gradi ha fatto veramente la sua vita un'opera d'arte. Elia, sì, pesci giocolieri, pesce la prolificazione, ma soprattutto dopo questo lockdown c'è voglia da parte di voi artisti di prolificare nuove opere. È vero, sì, comunque non mi sono fermata proprio per portare fuori poi questo racconto avuto in questo periodo, diciamo che più di 2 anni, che l'ultima mostra, l'ultima è stata, che quando mi sono mossa è stata a Parigi, quindi è stata, diciamo, in certo senso una bella chiusura. Speriamo adesso di avere una bellissima riapertura a questo mondo che l'arte è importante. Io dico che la musica è la culla dell'arte, perché senza musica non ci si può stare, basta ascoltare il vento, le onde, il mare, tutto ciò è che poi ci porta a creare. E dico sempre, non smettete mai di creare, di sognare per poter creare, ed è così per tutto e per tutti. Arianna Tajani, tu ti sei definita una principiante, ma principiante non tanto, perché vedendo quest'opera hai un grandissimo futuro. I primi dipinti che ho fatto questo. Da quanto tempo tu dipingi? Da qualche anno. E come nasce la tua passione per l'arte? Già nasce da quando ero piccola, che frequentavo le scuole medie. Cosa rappresenta quest'opera? Rappresenta il paese di Portofino. Dove tutti noi vorremmo andare in questo paese di Portofino, ma noi abbiamo qui vite sul mare che non ho nulla da invidiare a Portofino, vero Arianna? Arianna, perché Portofino e perché soprattutto questo senso di mare, di rinascita? Perché sì, mi piace il mare. Quale potrebbe essere Portofino? Quale potrebbe essere il tuo futuro e quale sarà il tuo futuro? Spero di continuare a fare la pittrice come adesso. Voi vi ricordate la famosa scena di Totò che mangia gli spaghetti in ecco, un film particolare, Miseria e nobiltà. Ecco, non sono veri, quindi è Ventura Milano che ha fatto, realizzato quest'opera meravigliosa dove c'è un grandissimo piatto di spaghetti e frutti di mare. Come ti viene quest'idea? Beh, diciamo che nasce dalla passione per l'arte contemporanea, soprattutto per la pop art. Che cosa c'è di più popolare di una forchettata di spaghetti? La forchettata di spaghetti fa piacere sempre. E il piacere di fare arte è quello di dare emozione e piacere a chi la guarda, a chi ne usufruisce. Questo è il nostro compito da artisti. Noi credo che stiamo soffrendo, io e Roberto stiamo soffrendo molto, perché vedere questo piatto di spaghetti e non poter, come dire, affondare i nostri tentacoli in questo piatto ci provoca delle grosse difficoltà. Ma ovviamente la pop art è anche questo, è dare per ricevere, soprattutto immaginare quello che potrebbe essere e che non è.
certo, ma soprattutto è un discorso anche legato alla nostra tradizione, perché questo non bisogna mai abbandonarlo, anche se la pop art, diciamo, nasce da pochi anni e quindi ci porta in un mondo bellissimo, che ci porta in America, ci porta in Inghilterra, però ecco, noi la vogliamo portare anche qua a Napoli, in costiera, soprattutto con le nostre tradizioni, con il nostro modo di fare, con il nostro piacere di sfruttare delle cose buone, delle cose che la nostra terra ci dona, e soprattutto mettere in evidenza e dargli la giusta importanza, il giusto valore alle cose. Ci sono opere che ti affascinano alla prima vista, insomma, quando tu entri in una galleria d'arte ci sono dei quadri che richiamano immediatamente la tua attenzione, e questa di Cinzia Bisogno è una di quelle opere che sono magnetiche. Cinzia Bisogno, la tua opera è Cleopatra. Sì, in effetti il titolo originale è Inde Ire, da qui la rabbia. Sì, è Cleopatra, in effetti, una Cleopatra abbastanza moderna, una Cleopatra che esce un po' fuori dagli schemi a cui siamo abituati. La donna è sempre rappresentata in modo bellissimo, perché poi dopo la donna è fonte di vita, generatrice di vita, insomma. Qui c'è anche un serpente, il classico aspide che si dice. Sì, in effetti è proprio da questo serpente che viene fuori il titolo del quadro, Inde Ire, da qui la rabbia, perché conosciamo tutti bene o male la storia di Cleopatra, un attimo prima del suicidio. Quindi ho voluto cogliere proprio quest'attimo e l'ho riprodotto attraverso una bellissima modella. Ho colto delle luci un po' particolari, ho fatto io lo scatto e di qui poi è venuta fuori l'idea di Cleopatra. Angelo Fortunato, da Ponte Cagnano. Un'altra terra che della Creta e dell'argilla ne ha fatto una sua storia. Sì, noi proveniamo dagli Etruschi. In realtà queste sono 40 anni che faccio questo tipo di lavoro, ho fatto l'istituto d'arte e poi sono le mie opere le trovate dappertutto in tutto il mondo, anche se sto in pensione sono ancora operativo e niente, penso che... Raccontiamo un attimo quest'opera. Quest'opera rappresenta, ovviamente a prima vista, è un po' ispirata al Picasso dei tempi d'oro. Una cosa, questa è di getto, l'ho fatto in manco un'oretta, l'ho disegnato, cioè quello che mi viene per la mente. Queste sono le cose più spontanee, anche se poi qualcuno ti chiede la copia, la cosa, non è impossibile realizzare, ma manco i colori, perché poi la ceramica, i colori si trasformano durante la cottura, quindi non è facile abbinare tutto l'insieme. Penso che io sono più propenso a prevedere le mie opere che a parlare, perché a parlare poi le parole vanno via. Salvatore Scalise, un'opera ellenica che tu hai rivisitato nella forma, nell'arte e soprattutto nell'idea. Esattamente, cioè è voluto proprio, come dire, il concetto di rivisitazione pur non avendone le forme precise in riferimento all'epoca, ma solo dei richiami ristilizzati e, diciamo così, rievoluti, come se fosse un oggetto moderno ma con l'atmosfera tipica del passato, del periodo ellenico. Stiamo notando, Salvatore, tu sei anche uno studioso dell'arte ellenica, stiamo notando in questo contesto molti riferimenti all'arte ellenica, all'arte greca, all'arte etrusca e all'arte, come abbiamo visto con Grottaglie, cretese. Questo vuol dire che in qualche modo l'arte non ha tempo, non ha spazio e soprattutto non ha una storia. Sicuramente il riferimento al passato è necessario per poi arrivare al futuro, no? Come tutte le cose, dalla storia sia dell'arte sia un po' di tutto. Però c'è sempre nel nostro inconscio l'atmosfera di quello che c'è stato tramandato. Quindi si ripesca sempre nel passato, magari aggiungendo qualche idea nuova, riammodernando o modernizzando quello che era il concetto di un contenitore, di una qualsiasi cosa, eccetera, eccetera. Però siamo sempre comunque legati al passato. E abbiamo qui la moglie di Mimmo Fusco, un artista purtroppo deceduto qualche poco tempo fa, ma soprattutto diciamo che la sua memoria viene tramandata in queste opere meravigliose che rappresentano un blu intenso, uno spazio immenso e soprattutto una dimensione. Sì, infatti lui ama molto i blu,
il suo colore, è sempre stato il suo colore preferito. Ripeto, non sono io l'artista, a me piacciono e basta, non so dire altro. Io vorrei leggervi qualche cosa che dice Giuseppe Gargano. La pittura di Fusco diventa così una narrazione biografica che si evolve a partire dalle continue trasformazioni di senso dell'essere umano. Un poeta che parla così di un artista è meraviglioso, c'è questa commissione tra la poesia e l'arte. Sì, è così, soprattutto per chi ha conosciuto Mimmo, perché lui era così. Era delicato, trasparente, leggero, e era proprio quello che ha descritto Peppe Gargano. Allora, Regina Senatore, con i suoi quadri cosa ha voluto rappresentare, soprattutto le tecniche che le ha usato? Io ho voluto rappresentare le due torri, le torri normanne di Maiori e di Cetara. Con quelle ancelle di Cetara è fatto una ceramica, uno smalto della ceramica, tipo, non devo dire, das ceramico, tipo creta di ceramica in polvere. E invece questo qua è fatto con acrilici, colori acrilici, con delle forme in rame, che a me piace molto lavorare in rame. Infatti parecchi cavallucci marini della Serenità, ne ho fatto veramente parecchi, proprio sul rame. Lei sta facendo anche dei workshop con la lavorazione della creta, che poi dopo vedremo, ma soprattutto il suo amore per il mare traspare. Sì, a me piace molto il mare, i paesaggi col mare, perché danno senso di libertà, di bellezza, di rilassatezza, diciamo. La De Rosa, perché ci sono anche delle pittrici ecosostenibili come lei, insomma, una tecnica particolare che adesso ci spiega in questo suo quadro. Prima di tutto voglio ringraziare per essere stata invitata qui in questa location meravigliosa, che veramente merita, e grazie quindi ai curatori che mi hanno invitato, soprattutto Rita Cafaro, con cui abbiamo un'amicizia nel campo. Io sono un'artista ecosostenibile perché tengo molto al riciclo proprio come stile di vita, e le mie opere sono realizzate con i cosmetici dismessi, cioè col rossetto, le labbra sono realizzate col rossetto, col fondotinta sono le guance, quindi con matite, matitoni, ombretti, smalti, tutto quello. Io realizzo il quadro intero, perciò questa è la mia caratteristica, che non utilizzo cioè un solo, che se no, solo la matita, è totalmente fatto con i cosmetici. Quindi l'arte non solo piacere, passione, cultura, ma soprattutto ecosostenibilità, che in questi periodi è quanto... questo è il messaggio, giusto. Milena Gallo sta dipingendo in questo workshop per questo fiore, questa natura morta, insomma. Sì, sono dei fiori che però sto realizzando in maniera molto estemporanea, proprio perché è un'estemporanea, quindi viene in questo modo. Angela Cialeo con dei gioielli molto particolari fatti in tecnica ragù. Sì, allora praticamente sono realizzati in gres, la parte, diciamo, del cotto, e poi viene fatta una prima cottura e poi viene applicato il colore, quindi gli smalti, i colori, e viene fatta una seconda cottura, il tutto nel forno a microonde, quindi in maniera molto molto veloce. Si parla di un quarto d'ora, 13 minuti, e il pezzo è pronto. Vogliamo fare una cosa per i nostri telespettatori, vediamo come dalla nuda madre partiamo con il colore fino alla cottura. Allora, Angela Cialea al lavoro, prego. Allora, Angela, partiamo dal modello, che è questo, con la lavorazione. Sì, ha subito una prima cottura, quindi noi andiamo adesso ad applicare i colori e gli smalti. Allora, diciamo, si mette in questo crogiuolo dove viene cotto nel forno a microonde, 15 minuti circa di cottura. E allora, Angela, sono passati i 13 minuti, siamo pronti per far uscire fuori il pezzo. Adesso lo sforniamo.
Allora Angela, adesso lo dobbiamo lucidare, come lo lucidiamo? Lo lucidiamo semplicemente con una spugnetta abrasiva, la quale toglierà la segatura che si è appiccicata al pezzo e farà fuoriuscire la brillantezza dei colori e degli smalti. Procediamo. E da critico d'arte a operaio, artista della Creta. Sono sensazioni uniche. Aveva ragione Emilio Cecchi quando scrisse Il vasaio di Vieti. Vito Pinto, stiamo parlando di Vito Pinto, storico della ceramica, scrittore, giornalista. Sì, sono sensazioni uniche. Guarda, creare e modellare l'argilla è una sensazione eccezionale. Possiamo dire che sono sensazioni che non provavi da tempo? Non l'ho mai provato. We'll be right back.